Regione si torna in aula, consiglio in corso a Bari, in apertura il cordoglio per le vittime del Mottarone, il primo cittadino di Trigiano annuncia il lutto cittadino. Protesta delle RSA pugliesi davanti alla sede della Regione, la Puglia ha 1800 infermieri in più col calo dei ricoveri Covid, ce ne dia 200, siamo al collasso, dicono. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, dopo le dimissioni del sindaco di Foggia, Franco Landella, ha nominato il commissario prefettizio Marilisa Magno, già prefetto di Bari dal 2017 al 2019. Buon pomeriggio, in diretta il telegiornale, la pagina regionale di Antenna Sud, in apertura dunque i lavori in consiglio regionale in queste ore in corso, poi questa mattina davanti alla sede della regione la manifestazione a distanza di 7 giorni delle RSA e intanto andiamo per gradi in collegamento proprio davanti alla sede della regione, Antonio Bucci. Buon pomeriggio Antonio. Eccoci, il Consiglio regionale è iniziato attorno alle 12.30 e che si concluderà almeno secondo quelli che sono gli annunci del Presidente Loredana Capone attorno alle 18.30, si è aperto con il minuto di raccoglimento per le vittime del Mottarone e lo dicevamo a Trigiano, è stato proclamato il lutto cittadino e che sta andando avanti con alcune proposte di legge, vale per la semplificazione, tradotto vuol dire via e tradotto vuol dire essere più veloci, vale per la razionalizzazione in fatto di sanità, vuol dire ad esempio realizzazione di strutture il cui parere di compatibilità è scaduto oppure sta andando in scadenza e poi lo dicevamo, quello che vedete alle mie spalle non è il palazzo della massima assemblea, è il palazzo invece nel quale si è svolto il vertice tra le rappresentanze che citavamo in apertura, quelle di RSA e centri diurni e il vertice di Via Gentile. La novità, e ve la posso dare a vertice ormai ultimato, è che il 3 giugno prossimo l'assessore Lopalco ha concordato con la struttura tecnica e la prima riunione verso quelle che sono le istanze e prima di tutto c'è la richiesta di un tavolo permanente e poi la richiesta di sanare il vulnus della mancanza di infermieri. Dunque il 3 di giugno è la data chiave in questo senso, se si è d'accordo io manderei il colpo d'occhio sulla protesta di questa mattina e poi vi aggiorno su qualche altro dettaglio perché si discute anche di infrastrutture, penso ad esempio alla Bradanico-Salentina, abbiamo sentito il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici. Per entrare in struttura è necessario il Green Pass, è necessaria la doppia dose di vaccino, che ovviamente non tutti hanno, alcuni non hanno nemmeno la prima, fermo restando che assolutamente la campagna di vaccinazione vedo che sta veramente volando, quindi, però di fatto siamo tanti e quindi molta gente ancora non ha fatto il vaccino. Oppure un tampone per poter fare l'ingresso in struttura, un tampone, un molecolare costa 65 euro, un familiare per venire a trovare un proprio caro deve spendere 65 euro per entrare e stare mezz'ora, per fortuna adesso è possibile anche il tampone rapido, però anche il tampone rapido ha un costo. Sono tornati ai piedi del Palazzo di Via Gentile, continua la protesta di RSA e centri diurni, obiettivo spiegano ribadire no alla politica dell'abbandono, mentre centinaia di strutture continuano ad assicurare protezione e assistenza ai pazienti, garantendo posti di lavoro. Abbiamo bisogno di un tavolo permanente che si occupi di un settore che riguarda oltre 500 strutture e assicura protezione a 40.000 pazienti in tutta la Puglia, quindi è fondamentale una risposta sotto questo punto di vista oggi. Noi abbiamo discusso, ci siamo confrontati, abbiamo avuto pazienza, no? Quando le imprese mi hanno chiesto di aderire a questa manifestazione lo abbiamo fatto, anche con attenzione devo dire, perché avremmo potuto tranquillamente fare arrivare anche le famiglie, ne abbiamo fatte arrivare poche perché ci sembra ingiusto nei loro riguardi, però è giusto, come dire, alzare il livello di attenzione rispetto a queste strutture, strutture dove ci sono persone, dove c'è la dignità dei lavoratori, dove ce ne sono le famiglie dietro. Non siamo un ripiego nei reparti di malattie infettive da usare alla bisogna e la linea la confermano insieme alla richiesta di un tavolo permanente di confronto nell'incontro con i vertici regionali, così come sulla questione infermieri che contestano sarebbero invece in esumero nelle strutture pubbliche. Quello degli infermieri è un nodo da sciogliere immediatamente. Come voi sapete, durante la pandemia la Regione attraverso le ASL ha assunto, sia pure temporaneamente, un numero elevatissimo di infermieri, come dire, privando il mercato degli stessi.
Quindi che cosa accade? Che uno dei requisiti fondamentali per l'accreditamento dell'RSA e di alcuni centri, tipologie di centri diurni è proprio quello di avere l'infermiere, ma sul mercato non ve ne sono perché chiaramente sono tutti assunti nel pubblico. E allora, prima di restituirvi la linea, due elementi a volo radente. Dicevamo le infrastrutture con la Bradanico-Salentina, l'ultima novità in ordine di tempo è che a metà settimana si arriverà con il passaggio in commissione, chiaramente non è quello definitivo, conferma il Presidente Paolo Campo della Commissione, ma da che stiamo parlando di un esponente del centro-sinistra di Capitanata, di un big del centro-sinistra di Capitanata, è chiaro che anche nella massima assise arrivino gli scossoni del quadro politico sui territori, non ultima appunto quello di Foggia. Abbiamo aperto il TG di ieri con le dichiarazioni del governatore, avremo modo anche di raccontarci quello che si muove sull'asse che congiunge Bari a Foggia e lo faremo chiaramente nel corso delle prossime edizioni. Se non ci sono domande vi restituisco la linea, qui il consiglio va avanti, attorno alle 18.30 dovrebbe chiudersi questa assemblea. Va benissimo così, grazie ad Antonio Bucci. I contributi relativi appunto alla Bradanico Salentina e poi anche alle ultime vicende legate a Foggia nelle edizioni provinciali, ma intanto sono anche disponibili già sui nostri canali social. Intanto parliamo di medicina a Lecce, perché sono scaduti i termini per lo stanziamento da 80 milioni di euro. Emiliano, incalzato dalla nostra giornalista, evita le domande, ma il suo capo di gabinetto Stefanazzi spiega che nulla è perduto. Ascoltate. Presidente, ci scusi, facoltà di medicina a Lecce, è un'occasione persa o da recuperare ancora? No, non so nulla della cosa. Noi abbiamo la volontà di finanziarla, quindi adesso che arriva il mio capo di gabinetto mi spiega cosa è successo, perché non ho la mina, vengo da Foggia e non ho nessuna notizia. Però secondo lei si può recuperare l'opportunità, non è persa del Salento? Certamente che si può recuperare, recupereremo. Sarebbero scaduti i termini per lo stanziamento di 80 milioni di euro in 20 anni che avrebbero permesso di portare la facoltà di medicina a Lecce. Emiliano sembra non essere aggiornato sull'argomento, ma Stefanazzi rassicura. Un'occasione persa per la facoltà di medicina a Lecce o un'occasione da recuperare? No, né persa né da recuperare in realtà. La commissione consigliare ha giustamente ritenuto necessario approfondire audendo sostanzialmente tutto il sistema della ricerca pugliese e lo trovo assolutamente corretto. Questo ha fatto allungare i tempi di approvazione, quindi diciamo di reiterazione in consiglio della delibera di variazione di giunta, di variazione di bilancio fatta in giunta e quindi sostanzialmente abbiamo oggi approvato in giunta un disegno di legge che domani mattina andrà in consiglio e verrà approvato, in cui sostanzialmente si fanno salvi tutti gli effetti diciamo in maniera retrodatata della prima variazione del bilancio e si continua a tenere il finanziamento così come erogato. Quindi non si sono allungati dei tempi, non si è perso il tempo fino ad oggi, quindi a settembre la facoltà di medicina a Lecce entrerà nella graduatoria delle facoltà nazionali? Assolutamente sì, la necessità di reiterare, di fare un disegno di legge di questo tipo nasce esclusivamente dalla volontà di recuperare retroattivamente il valore dell'originale delibera. Questo perché, siccome sappiamo che il procedimento del MIUR faceva riferimento a quella delibera, abbiamo voluto salvaguardare gli effetti dall'aborigine. Quindi nessun problema, nessun ritardo, assolutamente continuiamo così come da cronoprogramma. Intanto questa mattina il governatore Emiliano è intervenuto in un convegno al Politecnico di Bari e tra poco vi racconteremo il motivo e ha specificato che si farà di tutto per salvare dunque il finanziamento di 80 milioni di euro per medicina a Lecce. Noi continueremo a seguire la vicenda e vi racconteremo se quanto promesso da Emiliano sarà poi mantenuto. Intanto, dicevamo, oggi è stato sottoscritto alla presenza del notaio l'atto di costituzione dell'ATS, l'Associazione Temporanea di Scopo per le attività di ricerca e sostegno alla riconversione aziendale tra le 4 università pugliesi a cura dei rettori del Politecnico di Bari, dell'Università Aldo Moro di Bari, del Salento e di Foggia.
Nasce il Riapro Lab, è stato sottoscritto nella sala videoconferenze del Politecnico di Bari l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo. Fanno parte le quattro università pubbliche pugliesi, il Politecnico di Bari, l'Università di Bari, quella di Foggia, l'Università del Salento. Un progetto presentato alla Regione per realizzare un laboratorio strategico regionale di ricerca e qualificazione di materiali per dispositivi di protezione individuale da agenti patogeni, più sinteticamente riassunto in Riapro Lab. È un esempio di collaborazione di rete tra le università. Questa mattina firmiamo un protocollo per costruire un laboratorio interateneo che ha come oggetto lo sviluppo di soluzioni innovative per i DPI, dispositivi di protezione individuale, ma è un primo passo, è un tipo di collaborazione, quella tra gli Atenei, che può portare grandi benefici allo sviluppo economico di tutta la Regione Puglia. È una risposta decisa che disegna una collaborazione fra gli Atenei del sistema regionale. In secondo luogo si allinea con quelle attività che, fatte in emergenza, sembravano rispondere a un piccolo segmento temporale e che invece hanno un'ampiezza adesso temporale anche di costruzione di un prossimo futuro. All'alba di oggi la squadra mobile di Taranto ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, due persone sono ricercate ed è stata smantellata una presunta organizzazione che si sarebbe dedicata al traffico di droga. Blitz della polizia all'alba a Taranto, 15 persone arrestate, accusate a vario titolo di detenzione di droga, armi da guerra, ma anche di estorsioni. La polizia ha smantellato una presunta organizzazione che aveva come base principale il quartiere Paolo VI, con ramificazioni ai rioni Tamburi e Civitavecchia. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, notificate 15 delle 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere, due ricercati, contestati reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, anche da guerra, con relativo munizionamento, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ricettazione, furto e minacce. Le indagini sono state avviate nel 2017 e hanno consentito agli inquirenti di mettere a fuoco l'esistenza di un'organizzazione verticistica che sarebbe stata guidata da Cosimo Cesario, detto Giappone. Secondo l'accusa, avrebbe assunto il comando del traffico di droga, nello specifico cocaina, eroina e hashish. Giappone avrebbe continuato a declinare il noi parlando di se stesso e si sarebbe vantato di un'ormai consolidata egemonia sul territorio. Sarebbe stato agevolato anche dal supporto di alcuni esponenti di massima fiducia come Patrizio Pignatelli. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal questore di Taranto Giuseppe Bellassai. Nell'ambito poi dell'attività finalizzata a disarticolare questa organizzazione criminale, è venuto anche ad emergere un soggetto che dopo circa 20 anni di detenzione ha cercato e trovato un posto di lavoro all'interno di una cooperativa per il trasporto sanitario pubblico, ma una cooperativa privata, cercando di imporre le sue volontà, cercando di condizionarne l'operato. E in questa attività vessatoria ha posto in essere delle condotte riconducibili a vere e proprie estorsioni aggravate dal metodo mafioso. C'è la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta con il telegiornale. Poco fa il prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha firmato il provvedimento con il quale dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex sindaco Franco Landella. Possiamo vedere in foto dunque il commissario prefettizio nominato, ovvero si tratta del prefetto in quiescenza Marilisa Magno. Dopo le dimissioni rassegnate dall'ex sindaco Franco Landella, gli arresti domiciliari non revocate nel termine di 20 giorni scaduti il 24 maggio, il prefetto ha disposto la sospensione dell'organo consiliare e ha affidato la provvisoria gestione dell'ente al commissario prefettizio, dicevamo, Marilisa Magno. Il nuovo prefetto sarà, vediamo dunque quelle che sono anche le ultime novità in merito. Abbiamo ascoltato questa mattina Paolo Campo, che è intervenuto non solo sulla strada in questione, in questi giorni si sta parlando della Bradanico-Salentina, ma è intervenuto anche per quanto riguarda le vicende legate a Foggia. Stiamo parlando del Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Puglia,
Paolo Campo, queste le sue dichiarazioni. Presidente, intanto le infrastrutture. Bradanico-Salentina collega Lecce a Taranto, nel weekend una manifestazione, si attende da decenni la realizzazione delle quattro corsie. La novità è che in settimana si arriva in commissione. Trattare in commissione della questione vuol dire far emergere in una sede istituzionale eventuali criticità, quindi l'impegno di tutti è evidentemente, se ve ne fossero di criticità, osserveremo di quale natura, concorre tutti assieme alla loro rimozione. Diciamo che abbiamo instaurato un clima positivo, collaborativo e di seguire la stessa via, la stessa strada, portare a casa il risultato, superare le difficoltà, spero non ve ne siano di insormontabili. Ecco. Ad un esponente di Capitanata non posso non chiedere anche del fronte politico, ieri si è chiusa a tutti gli effetti un'era, che è politicamente la seconda consigliatura di Franco Landella. Si attende la decisione della Commissione per capire quando si aprirà la finestra elettorale. L'opposizione è pronta? Certo che siamo pronti, noi eravamo pronti pure 2 anni fa, poi alcune forze politiche, una parte della città ha legittimamente scelto di sostenere Landella, però nel momento in cui le responsabilità bisogna assumersele, ci sono parte, nomi e cognomi che hanno responsabilità ben precise. C'è una parte della città di Foggia che ha scelto quella strada ed è una parte che deve riflettere. Noi dobbiamo non far altro che rilanciare sul terreno della nostra proposta, che già esiste. Credo che bisognerà attendere e che lo Stato prudentemente nel fare le sue valutazioni debba tener conto che creare una coincidenza di questo tipo sarebbe paradossale. Cioè, avviare una campagna elettorale e giungere sostanzialmente al voto per poi vedersi dire abbiamo scherzato potrebbe essere, non per le forze politiche, ma per la città e per i cittadini, un segnale sbagliato. Il nuovo prefetto di Foggia, dunque, sarà Carmine Esposito, che succede a Raffaele Grassi, il quale ha voluto congedarsi a telecamere spente. Io firmo l'ultimo atto del mio mandato, ed è la nomina del commissario prefettizio, con il decreto di sospensione del Consiglio Comunale. Con il suo ultimo atto amministrativo, ovvero la nomina del commissario prefettizio che prenderà le redini del governo della città sino alle prossime elezioni amministrative, il prefetto Raffaele Grassi lascia la comunità di Foggia dopo un biennio di straordinario lavoro e risultati eccezionali che hanno saputo indirizzare il territorio verso precisi percorsi di legalità. Lascia una comunità, a suo stesso dire, che ha manifestato nei suoi confronti un grande affetto, suscitando grandi emozioni e profondo apprezzamento per l'operato svolto. Più di 40 interdittivi antimafia, lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, una commissione d'accesso nel capoluogo Dauno e numerose attività di presidio e supporto che hanno lasciato, oltre che una riconoscibile scia di giustizia e legalità, anche e soprattutto di umanità. Quella foggiana è una comunità in grande sofferenza, ma che alla luce delle riflessioni che ha potuto maturare dopo quanto accaduto ultimamente, saprà illuminare il proprio futuro trovando le forze che pensava di non avere per ricostruire e ripartire. Ci sono i presupposti di una rinascita, ha affermato il prefetto Grassi. Ringrazio le forze dell'ordine in primis, ma anche il mondo industriale dell'associazionismo e i 61 sindaci della provincia con cui ho potuto collaborare alla Clemente. Mi auguro vivamente che presto possa nascere, a completamento di un percorso intrapreso per e nella legalità, un comitato anti-racket a Foggia. L'invito che rivolgo a tutti, soprattutto agli esponenti del mondo politico e della gestione della cosa pubblica, è di avere sempre la schiena dritta e di ergere un muro contro l'illegalità. Un no compatto rappresenta un grande argine. Io sono orgoglioso, ecco, di andare a svolgere le funzioni a Padova. Noi siamo soggetti a trasferimenti, verrà sicuramente un dirigente che peraltro io conosco, un prefetto straordinariamente bravo, preparatissimo, Carmine Esposito, un caro amico con il quale abbiamo lavorato tanti anni e continuerà, diciamo, l'azione amministrativa da me intrapresa. Voltiamo pagina. Trigiano piange la scomparsa di Roberta e Angelo Vito, la coppia tra le vittime della tragedia in funivia. Il sindaco annuncia il lutto cittadino. Lutto cittadino a Trigiano per la morte di Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro, scomparsi nell'incidente alla funivia di Stresa Mottarone in Piemonte domenica scorsa.
entrambi residenti nel Piacentino ma originari del paese della provincia di Bari. È difficile gestire un dolore, scrive su Facebook il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli. Un dolore che si mescola alla rabbia, perché se morire è un fatto naturale della vita, morire a 40 anni nel giorno del proprio compleanno mentre si è in vacanza, no. È così il terribile destino di Roberta, una tragedia senza fine, quella che si abbatte sulla sua famiglia. Il Covid aveva già strappato la vita a sua sorella poco tempo fa. Non ci sono molte parole da dire, conclude il sindaco, se non stringerci attorno alle famiglie di Roberta e di Angelo Vito, nostri concittadini che hanno dato sempre il meglio di se stessi per lasciare il mondo migliore di come lo avevano trovato. Nello schianto da 300 metri di altezza della cabina sono morte in tutto 14 persone, mentre un bambino di 5 anni lotta ancora. Si indaga sul cavo tranciato e sui freni. Sarà la consulenza tecnica, che presto verrà disposta dal procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, a dire cosa è accaduto. Al momento l'indagine per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime resta contro ignoti, ma procuratore e PM stanno valutando anche l'ipotesi del disastro colposo, con messa in pericolo della sicurezza dei trasporti. Quel che ora resta è l'abbraccio silenzioso di tutta la comunità che si stringe attorno ai cari delle persone scomparse. In piazza Umberto I a Bari è apparsa nelle scorse ore la statua del Pensatore. Perché? Ve lo spieghiamo in questo servizio. La celebre statua del Pensatore, ma con un visore 3D, è quanto è comparso in piazza Umberto a Bari. Inquadrando con uno smartphone il QR code raffigurato sulla base dell'opera, viene svelato l'arcano. Aziende e professionisti possono iscrivere a SIDNEX, la Trend Academy gratuita della Camera di Commercio di Bari, che si terrà fino al 28 maggio e il 1 e il 4 giugno prossimi. Con SIDNEX, manager internazionale ed esperti di nuove tendenze guideranno imprese e professionisti nello scenario post-pandemico, dagli stili di vita ai consumi emergenti, dalle evoluzioni del gusto alla domanda in quattro settori: food, turismo, moda e retail. A ciascuno di essi sarà dedicato un focus tematico online. La campagna di comunicazione del Pensatore, realizzata dall'agenzia Never Before Italia, è uno dei primi esempi di ambient marketing in Puglia. La statua è stata realizzata da un maestro cartapestaio di Putignano ed è il biglietto da visita dell'ente camerale barese per i quattro focus monotematici. Un progetto europeo che ci ha dato la possibilità di sentire esperti che in qualche modo tentano di prevedere quali sono i desideri dei consumatori nel prossimo futuro, i desideri e le esigenze dei consumatori nel prossimo futuro, le tendenze di mercato in alcuni settori tra i più importanti come il turismo, il retail, il food e la moda. La cosa è molto interessante perché ovviamente per un'azienda capire quali sono i trend e le tendenze del futuro prossimo significa azzeccare o no le proprie strategie di marketing e di vendita e quindi rimanere sul mercato. Noi siamo circondati, non ce ne accorgiamo, ma siamo circondati da imprenditori, da imprese che non fanno altro che pensare a come affrontare il mercato e le nuove sfide di mercato. Quindi è ovvio, il riferimento al Pensatore è ognuno degli imprenditori che ha un'azienda e di per sé un pensatore. La cronaca era il 25 febbraio scorso, quando si presentò al pronto soccorso di Andria un uomo ferito al collo da un colpo d'arma da taglio. Si salvò per miracolo, ma doveva morire in un agguato teso dalla moglie e dall'amante di lei. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia, avrebbero dovuto assodare un killer professionista, hanno poi deciso di fare da soli. Lei 49 anni, lui 54, già finito in manette dopo che la vittima, una guardia giurata, lo aveva riconosciuto come il marito di una donna che sua moglie aveva assistito in qualità di badante. Secondo quanto accertato dall'inchiesta della Procura di Trani, la 49enne desiderava vendicarsi dell'uomo che a suo dire le avrebbe tenuto nascosto di possedere un'importante somma di denaro, costringendola a vivere di stenti. Risponde di concorso in tentato omicidio, la polizia l'ha incastrata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro materiale.
Avrebbe tentato di uccidere la moglie, una 34enne albanese, con colpi di forbici davanti al loro figlio minorenne. Per tentato omicidio è stato arrestato un uomo di Bari di 49 anni. I poliziotti sono intervenuti dopo una telefonata giunta al 113 che segnalava una donna in strada con ferite di arma da taglio. Il marito barricato in casa. L'uomo ha ammesso di aver colpito la moglie alla spalla durante una lite alla quale avrebbe assistito anche il figlio. La donna guarirà in 7 giorni. Ha esploso colpi d'arma da fuoco verso il balcone dove erano affacciati il fratello ed i suoceri dell'uomo, ferendo questi ultimi a volto con schegge di proiettile. Con l'accusa di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di arma da fuoco, la polizia e i carabinieri hanno arrestato un 48enne di San Severo. Secondo gli investigatori, il tutto alla base di un litigio iniziato il 25 aprile scorso e che poi dunque è sfociato nell'ultimo atto. Sit-in dei lavoratori di Nova Puglia che si occupano di servizi museali e biglietteria da un anno sono senza certezze sul futuro. Francesco Zagaria. Prosegue lo stato d'agitazione dei lavoratori che gestiscono i servizi aggiuntivi museali e le biglietterie di Castel del Monte e del Castello di Trani, a rischio licenziamento. Mobilitazione anche nella BAT, oltre che nelle altre province pugliesi, a promuovere l'iniziativa e la Filmcamps CGL BAT ai piedi di Castel del Monte. La direzione regionale Musei della Puglia, ricordiamo, non ha prorogato la concessione della gestione integrata dei servizi museali all'azienda Nova Puglia. Nella BAT sono 8 i lavoratori senza futuro, 23 in tutta Puglia. I lavoratori e le lavoratrici dopo 20 anni sono senza lavoro. Strano, semplicemente perché non c'è un bando che possa tutelare la loro occupazione. Dopo 20 anni la cui professionalità ha raggiunto livelli molto alti, si permette ad una regione come la Puglia di poter perdere queste persone che hanno dato tanto e che sicuramente potranno continuare a dare tanto a questa regione. Che si possa ridare serenità a queste famiglie, a queste 23 famiglie che ormai da oltre un anno praticamente non vivono. Ci hanno sbattuto fuori dal nostro luogo di lavoro che da 20 anni è il nostro obiettivo, è il nostro motivo per svegliarsi la mattina e non abbiamo più futuro e non sappiamo come fare. Quello che noi chiediamo è di poter continuare a lavorare dignitosamente e a offrire sempre il massimo a chiunque venga in questi capolavori. 1 milione di francobolli dedicati all'Alta Murgia. Ascoltiamo. Nella giornata europea dei parchi nascono i francobolli dedicati al Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Saranno distribuiti in 200.000 esemplari di foglietti in tutta Italia, emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico e stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In distribuzione nelle poste italiane ogni esemplare di foglietto raccoglie 5 francobolli pari a 1 milione di esemplari, appartenenti alla serie tematica Il Patrimonio Naturale e Paesaggistico. Protagonisti i siti geologici più importanti del parco, Cava Pontrella, per oltre 25.000 orme di dinosauro che affondano in un ex giacimento calcareo, la grotta di Lama Lunga, custode di un antico esemplare di Neanderthal, e le miniere di bauxite, patrimonio incantevole di archeologia industriale, e poi il pulo di Altamura e il pulicchio di Gravina, due grandi doline che testimoniano la lunga erosione carsica che più ha caratterizzato l'Alta Murgia. Cerimonia di presentazione e annullo filatelico si sono svolti nella sala del parco di Gravina in Puglia. In apertura i messaggi di saluto del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che ha definito il parco il paradiso dei geologi e la natura intima della Puglia. C'erano anche Enzo Vincenti, segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, e Agnello Aloia, coordinatore nazionale dei Geoparchi Italiani. Con il direttore dell'unità di andrologia del Policlinico Riuniti di Foggia abbiamo fatto il punto sulle conseguenze, i disagi psicofisici provocati dalla pandemia sulla sfera sessuale ed emotiva. Durante questo anno di Covid si è vissuto un improvviso e inatteso processo di trasformazione da una precedente dimensione di libertà ad una realtà governata dall'isolamento e dal distanziamento sociale. In uno scenario di questo tipo, uno tra gli aspetti colpiti è stato senza dubbio quello della sfera sessuale, con importanti conseguenze sul calo del desiderio e il decremento delle nascite. Sicuramente il problema maggiore è che
abbiamo avuto la possibilità di capire, anche se a posteriori, che effettivamente il Covid può aver dato dei problemi anche nella sessualità. Sono chiaramente dei dati che hanno bisogno di essere sostenuti da un po' più di evidenza scientifica, però due cose sono certe. Da un lato, per quanto riguarda il discorso delle disfunzioni sessuali, abbiamo visto da degli studi fatti in America che effettivamente il Covid trovato anche all'interno dei corpi cavernosi potrebbe essere associato alla presenza di una disfunzione erettile. E quindi questo discorso è chiaro, in questo momento parlare in maniera così chiara potrebbe essere solo speculativo e non lo vuole essere, però potrebbe essere, e lo è, uno spunto per cercare di essere un po' più precisi da questo punto di vista. Un secondo dato invece importante ci viene da un dato a questo punto assolutamente oggettivo dell'Istat, che ha fotografato la situazione della natalità in Italia durante l'anno del Covid, ed effettivamente quello che si è visto è che c'è stata una riduzione anche abbastanza importante. Sicuramente c'è stata la paura da parte anche delle coppie di dover pensare di partorire in questo momento in un ospedale, sicuramente c'è stata più difficoltà da parte delle stesse coppie anche a poter avere un po' di spazi di intimità in una casa ormai perennemente presidiata dagli altri componenti di una famiglia, quindi figli in particolar modo, per cui diciamo che vari motivi sicuramente possono aver contribuito a un dato che è reale, oggettivo e che speriamo possa essere presto convertito e diciamo riportato a una situazione di maggior floridità dal punto di vista di riproduzione, perché questo è un aspetto estremamente importante non solo per la nostra popolazione ma anche per la nostra economia. Giocattoli che si muovono grazie all'energia solare sono stati costruiti dalla scuola primaria Don Lorenzo Milani di Bari, quelli appunto realizzati che gareggeranno ad un progetto nazionale. Sono 6 giocattoli capaci di muoversi con l'energia solare prodotti dalla scuola primaria Don Milani di Bari, che parteciperà alla gara nazionale Eureka Funziona promossa da Federmeccanica. Giovedì prossimo i piccoli inventori presenteranno i progetti per la finale provinciale. A valutarli ci sarà una giuria presieduta dal rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, dal presidente della sezione meccanica di Confindustria Bari Bat, Cesare De Palma, Enrico Mangelardo e da Rosalia Sette. È davvero, come dire, particolare realizzazione, perché insomma intanto rispetta quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi la sostenibilità, e ha sviluppato la creatività dei nostri bambini e la cultura dell'imprenditorialità, che è una delle priorità della nostra scuola in verticale. Le idee sono nate da quello di cui loro disponevano, per cui ecco, questa capacità di creare sulla scorta di quello che c'è a disposizione è sicuramente l'elemento più importante e il valore aggiunto di questo progetto. Quindi c'era chi era l'inventore, chi ha assemblato, chi ha prodotto lo slogan, chi ha realizzato il video. Ecco, ognuno aveva il suo compito, come in ogni attività cooperativa. Non possiamo vedere i giochi in anteprima perché insomma si è ancora in attesa di presentarli a livello nazionale, però insomma qualche anticipazione. Allora, i giocattoli sono il mulino dei colori, la magic lamp, quindi una lampada magica, un elicottero, un aereo, green fly, con la pala eolica. L'unica quinta che è riuscita a portare a termine un lavoro, la quinta B, ha prodotto la trottola delle meraviglie. C'è un collegamento ad un motorino che viene alimentato dall'energia solare trasmessa tramite un pannello. Quindi i bambini sono messi alla prova, per noi docenti è stata una vera sfida, perché poi abbiamo superato tanti ostacoli dovuti alla pandemia, alla DAD, alla DID. Il centro sportivo Angiulli da oltre 115 anni è al servizio della città di Bari. Abbiamo incontrato il nuovo presidente Gaetano Ingravallo. Ci troviamo nella sede della storica società ginnastica Angiulli di Bari, una struttura che ha accompagnato nella storia non solo della Puglia ma anche del Meridione lo sport. E c'è il nuovo presidente Gaetano Ingravallo che si presenta, anche se per lui si tratta di un ritorno alla dirigenza, alla guida di questa storica società sportiva. C'è un progetto per il futuro, cioè quello di aprire quanto più possibile le porte di questa struttura alla città. Ai baresi. Sì, certo, è un progetto abbastanza
ambizioso, articolato e tende soprattutto a far riacquistare il punto di riferimento che è Langiulli, che è sempre stato Langiulli nella città di Bari. Langiulli sarà sempre più aperto a tutti quanti, dai grandi ai più piccoli, che potranno tranquillamente frequentare la società facendo dei corsi dedicati a loro senza anche la necessità di diventare soci. Per quanto riguarda le discipline, ci sono praticamente tutte, quelle che riguardano gli sport individuali, ma anche di gruppo, in particolare ecco, dove punterete l'attenzione per il futuro? Oltre alle nostre 13 discipline affiliate al CONI, nei quali chiaramente facciamo sia attività corsistica che attività agonistica, nel progetto del nuovo rilancio dell'Angiulli, della mia coalizione, della mia compagine societaria, di direttivo, è soprattutto quello di fare degli investimenti nei nuovi sport di tendenza e soprattutto il padel. Il padel manca all'Angiulli e quindi sarà la prima attività e il primo investimento produttivo che sarà portato a termine nel brevissimo tempo. Mi pare di comprendere che l'obiettivo della presidenza in cravallo sarà quello di fondere, di miscelare il tessuto sociale della città metropolitana di Bari a quello sportivo. Sì, assolutamente sì. Riacquisteremo, ripeto, il ruolo centrale della nostra mission, cioè quella di essere una palestra di vita soprattutto, ma anche di sport. Qui sono cresciuti centinaia di migliaia di ragazzi baresi, per cui si parte sempre dall'attività corsistica, dall'inizio, dalla fase più piccola, dall'infanzia, dall'adolescenza, e poi i migliori diventano agonisti, poi i migliori sono diventati maestri e soprattutto lavorano anche all'interno dell'Angiulli. Minaccia inveisce contro i passanti danneggiando i tavolini di un bar e scagliandosi a colpo i militari accorti sul posto per placarlo. È successo a Lucerra, nel Foggiano, nella serata di venerdì scorso. Un uomo in preda ad uno stato di agitazione ha sconvolto i residenti del centro cittadino. Sul posto due equipaggi dei carabinieri. I militari hanno riportato le lesioni con prognosi dagli 8 ai 12 giorni. Il responsabile è stato arrestato per lesioni personali e danneggiamento. Bici elettriche modificate, raffica di sequestri a Barletta nel corso di un servizio straordinario di controllo. I carabinieri, con la collaborazione della Polizia Municipale, hanno individuato 23 piccoli mezzi tra bici elettriche e ciclomotori alterati per poter superare i limiti di velocità imposti, sanzionati i trasgressori. Esteso anche ai familiari di pazienti con patologie diverse dal Covid, il servizio è attivato da marzo al Policlinico di Bari per garantire la comunicazione tra parenti e ricoverati. In un mese sono state oltre 700 le telefonate pervenute da parte dei parenti dei pazienti Covid attraverso i due nuovi numeri dedicati del pronto soccorso. Ora il nosocomio ha deciso di estendere il servizio anche ai parenti di pazienti con altre patologie per assicurare informazioni precise e continue. Disponibile dalle ore 8 alle ore 20 un operatore che prende in carico le richieste e fornisce le prime informazioni essenziali. Assicurata la risposta anche di notte per i casi urgenti, con un operatore in turno all'accettazione. Gianna Nannini torna in Puglia, due date in piena estate all'aperto, il 12 e il 13 agosto. Prima tappa a Trani in Piazza Duomo, poi sarà la volta di Otranto nel fossato del Castello. Gli eventi rievocano l'ultimo album della cantautrice italiana dal titolo La Differenza, una versione più intimistica della musica, secondo l'artista. Restate con noi, tra poco c'è lo sport, intanto un po' di pubblicità.